la prima volta che mi trovo sotto il ponte di un'autostrada a piedi. E non è un buon inizio. Ah, te faccio anche lei. Get up alone. Forget how much it takes. No reasons left behind. One day I'll make you mine. And it won't come easy, but I know it's worth the fight. And I know you can see it too. So keep me hanging on, and I will run across the rivers anywhere with you. I won't give up, I'll take my chances, and I will follow. Ma buongiorno compari e benvenuti nel 28esimo episodio The Sicily's Journey. Oggi siamo a Segesta, una delle città greche più importanti della Sicilia. Venite a scoprirla insieme a noi. Siamo appena andati nel tempio, o meglio nella strada che conduce al tempio. Che tra l'altro oggi era gratis, ma non ne sappiamo il motivo chiaramente. Non lo sappiamo il motivo. Qual è il motivo? Il motivo è perché è gratis ogni prima domenica del mese. E ogni qualvolta volete venire a Segesta, ci sembra la prima domenica del mese. Se che no è costa 7 euro, avete la compresa tra i 18 e i 25 anni, se no 10 euro. Altrimenti se siete minorenni e giornalisti, è gratis. Noi ancora non siamo giornalisti, iscrivetevi per farci diventare dei giornalisti. Signor Peppe, cosa siamo venuti a fare oggi? Allora, signori, oggi siamo venuti qui per evocare o Dialga o Palchia. Siamo per decidere quale dei due. Ovviamente è inutile dirvi, inutile dirvi che noi siamo per Dialga. Sì, assolutamente team Dialga. Speriamo di trovare la pietra corretta. Iniziamo a scavare, Matt. Allora, parliamo un po' di storia di Segesta, perché nei commenti ci avete criticato tantissimo che non parliamo mai della storia, ma non siamo ignoranti, ma semplicemente non ne vogliamo parlare. Ma oggi però parliamo di storia con i nostri filtri. Esatto, parliamo di storia con i nostri filtri. Allora, la storia di questo tempio nello specifico, dovete sapere che è un tempio che non è mai stato terminato. Questo ha dato vita a una serie di una catena che dura ancora oggi in Italia, quella di iniziare le opere pubbliche e non completarle, ovviamente. Ovviamente questa è stata probabilmente una delle prime opere a seguire questo canone, soltanto che non usava fondi europei ma fondi della Magna Grecia, che comunque un po' la stessa cosa di quel periodo. E comunque per questa opera sono stati spesi ben 50 milioni di lire, di vecchie lire. Se vedete quelle bugne che ci sono nel perimetro del tempio, sono esattamente i residui del cantiere. Difatti lì venivano appoggiate le gru per sollevare i blocchi che venivano poi piazzati in alto. Comunque le colonne del tempio conservano ancora il manto di protezione, che difatti doveva essere tolto una volta completata l'opera, ma ovviamente non è stata mai completata. Comunque, se dovesse servirvi, qui ci sta il tabellone esplicativo, ma... che però non vi spiega che le colonne sono doriche. Mi raccomando, cioè, colonne doriche. Cioè potevano essere di qualsiasi tipo e invece sono doriche. E invece sono doriche.
spettacolo. Allora ragazzi, sono le ore 12 in punto e c'è, come potete vedere, una fila della Madonna. Ma nessuno di loro sa, perché non è scritto da nessuna parte, che l'ingresso è gratis e di conseguenza fare la fila in biglietteria è assolutamente inutile. Ma voi che seguite Series Journey lo sapete, per cui non pagate niente, saltate la fila. E insomma, che non credo che tu possa saltarla. Scavalcate. Tanto nessuno può dirvi niente, anche perché non vi chiedo neanche i dati. Ah, comunque, data l'incredibile folla che c'è, non stiamo riuscendo a prendere neanche un autobus, che abbiamo pagato ben 2 euro all'ingresso, del motivo per il quale abbiamo fatto la fila. Abbiamo democraticamente deciso che ce la faremo a piedi, tanto è 1,5 km, mi pare. Di meno. 1,2 km. 1,2 km. 1,2 km, wow. Alzati! 1250 metri. Arriveremo al piano. Comunque, alla fine della salita, dopo aver ripreso fiato, vi posso tranquillamente dire che quei 2 euro in realtà sarebbero stati spesi davvero bene. Non sono d'accordo. Se li avessimo... Io sono, penso che siamo fuori allenamento e quindi ci avrebbe fatto bene l'autobus. Sì, ma riprendere l'allenamento è importante, ragazzi. Mi raccomando, ragazzi, non fermate mai il vostro allenamento e soprattutto mangiate sempre molte verdure. Matteo, cosa ne pensi di questo Buleuterio? Si chiama così, ridi. No, che sono delle bellissime pietre messe in ordine. Stiamo per entrare nel secondo monumento più importante di oggi, che sarebbe l'antico teatro. Molto, molto, molto che importante. Che è stato restaurato nel 2003 e l'ho scoperto perché era scritto a terra. Guardate, sempre a terra. Comunque, come volevasi dimostrare, stiamo per prendere l'autobus, perché ci secca farcela a piedi? No, perché ho fame. Perché ci secca farcela a piedi? 2 euro ben spesi. A questo punto direi addio Segesta, addio autobus, addio fila chilometrica che non finisce mai. Ce ne stiamo andando nella nostra macchina, che come al solito ci ricorda Peppe essere la migliore macchina sotto i 100.000 euro per l'Alfa Romeo Giulia. Mamma mia, che macchina incredibile. Mi raccomando, ragazzi, comprate solo Alfa Romeo. Allora, siamo appena arrivati a Calatafimi, un paese praticamente deserto, ma c'è un fantastico odore di robe da mangiare. Abbiamo parcheggiato davanti al ristorante. Siamo tipo dove c'è una specie di obelisco al centro che funge da rotonda. Ok. E la location è davvero molto bella. Bella, ma adesso andiamo a mangiare. Abbiamo davvero tanto hype perché dovrebbe essere un bel posticino. Breve recensione sul menù. Folto ma non voltissimo. C'è poche cose ma buone. Tagliere della nonna, ciccia, fritto misto e poi un primo ciascuno più un secondo, quindi esatto, top di gamma. Su nonna Ciccia, da nonna Ciccia, la locanda di nonna Ciccia. Oh, abbiamo mangiato molto bene. Se venite a Calatafimi dovete venire per forza qua. Molto bene. Io che ho fatto tutti i locali di Calatafimi vi dico che secondo me è il migliore di Calatafimi. Solo un problema. Che è l'unico ristorante. No, ce ne sono anche altri. No, un problema, i tempi di attesa. Il locale era molto pieno. Però solo perché hanno soltanto una persona che sta nella stanza. Però buono. We'll be right back.
Ragazzi, purtroppo siamo arrivati al castello Eufemio ed è chiuso. Ma come ci ha insegnato stamattina Segesta, è chiuso per tutti tranne che per i giornalisti. Noi dobbiamo andare a fare un'inchiesta. Con un passo agile felpato di Peppe, il castello non è più chiuso. Non è più chiuso, attenzione. Sì, è, probabilmente è chiuso perché è evidente la caduta Massi. Però non ci spaventiamo, siamo andati in posti. Dai, venite peggiori. Ragazzi, venite. L'inchiesta. Facciamo chiudere qui tutto, al Calatafimi. Siamo appena saliti sul castello, che vabbè, in realtà non era chiuso, abbiamo scoperto c'era anche un'altra entrata che era totalmente aperta, quindi fantastico. Il castello invece è un highlight incredibile di Calatafimi. Va visitato per forza se venite. Davvero molto molto bello. Grazie al potere del teletrasporto siamo di nuovo scesi giù. Siamo di nuovo scesi giù e ce ne stiamo andando. Dove? Alle terme. Alle terme? Che ci stiamo andando a fare alle terme? A rilassarci, che siamo stanchi morti. Ma io non sapevo dovessimo andare alle terme. Peppe, dove ci stai portando? Non lo so. Come non lo sai? Cioè, alle terme. Ah, ecco. Oh, ok. Allora, abbiamo appena parcheggiato, piccolo avvertimento. Allora, abbiamo parcheggiato davanti a un ristorante. Allora, ragazzi, no, il primo avvertimento è, vi consiglio di vedervi prima tutto il video, prima di capire se vale la pena non venire in questo posto, come prima roba. Comunque. Prima avvertimento, comunque sì, se avete una macchina molto bassa non potete entrare in nessuno dei due parcheggi. Noi abbiamo parcheggiato davanti alla pizzeria Rustic, che è uno spiazzale niente male per parcheggiare. Quindi ora ci stiamo dirigendo verso queste terme, che speriamo che non siano una delusione. Cose pericolose da che non dovreste fare: camminare in una strada statale. Certo, queste sono le strade statali siciliane. È la prima volta che mi trovo sotto il ponte di un'autostrada a piedi e non è un buon inizio. Ah, ti faccio anche lì. Ragazzi, siccome sappiamo volare, abbiamo oltrepassato senza bagnarci quel punto di là. E adesso proseguiamo. Dai. Evidentemente gente più intelligente di noi. Hai fatto bene a fidarti di me questa volta. Non lo so, ancora non l'ho visto. Intanto esistono. Intanto esistono. Alcune di molti altri posti in cui vi ho portato nell'ultimo periodo. Quindi esiste. Esiste. Ora la vediamo. Perché siamo appena arrivati. Allora ragazzi, si tratta di un posto super mega ultron strafigo. Matteo aveva ragione, solo che chiaramente non siamo per nulla con l'outfit adatto. Però davvero fighissimo. Tra l'altro, da quello che abbiamo capito, praticamente sono due correnti diverse che si congiungono. Una che è un fiume che è freddo, chiaramente. Invece l'altra è sembra un pezzo del fiume che però passa dalla parte solforosa. E quindi l'acqua è davvero super mega uber ultron calda. Però fighissima. E allora compari, in questo paradiso fiscale siamo arrivati alla fine di questo 28esimo episodio. Un episodio misto, variegato. Siamo partiti da un tempio, poi siamo stati in un paese di dubbia utilità, per finire in un posto che potremmo definire, come prima fatto da me, un paradiso fiscale. Diciamo
Un peccato che non ce lo siamo potuti godere appieno. Sì, chiaramente sì. Perché è davvero un posto fantastico, soprattutto rilassante. Molto, molto. Che non molto si addice, bello. Che è un aggettivo che non si addice ai nostri video. Ai nostri video, quindi, assolutamente. Assolutamente, se venite qui, se venite a Segesta, fate uno step prima ai tempi. E poi venite direttamente qui a rilassarvi e spaparanzarvi, termine tecnico, per bene. Sì. Quindi direi che per questo video è tutto. Vi raccomando di recuperarvi quelli passati. E vi do sempre appuntamento tra 2 settimane. Alla prossima. Prossimo episodio. Sicily's Journey. Però questo quel ruolo che ha Peppe all'interno di Sicily's Journey. Lui sta fermo lì, accanto alla sua Giulia, a dormire tutto il giorno.